Allora, vediamo. Prendi quel mucchio di pietre. Usando quella chiave di Yggdrasil, ti apro una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i rami. Se ne vedete uno in giro, usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai, 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 mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero se non volete tirare le cuoia. Beh, non credo proprio. Che vi serve questa volta? Ok, ora nei negozi sono disponibili talismani, pomi e incantesimi. Pomo dell'ascia. Potenziamento armatura. Nei negozi puoi potenziare armatura così come il resto dell'equipaggiamento. Potenziando un'armatura ne accresci le statistiche e il livello di potenza. Inoltre potrai aggiungere castoni incantesimi. Si può aggiungere il castone, quindi. Incantesimi. Oggetto raro. Simbolo della minaccia. Un incantesimo che aumenta la vitalità di 3. Costa 1000. Un incantesimo che aumenta la ricarica di 3. Un incantesimo che aumenta il potere runico di 3. Un incantesimo che aumenta la fortuna di 5. Iniziamo a vedere anche questi. Così dovrebbe andare per ora. Ok. Un attimo. Poi torniamo in qua. Leviatano, artiglio, faretra, artiglio. Anche la faretra, quindi. Ricarica più in fretta le frecce dell'artiglio. 5000 però. Poi armatura del busto, che è questa appunto. Quindi può potenziare solo questa. Più 2. C'è stato il botto iniziale, poi dopo basta. Ah sì, posso fabbricarla probabilmente, ok. Pomo dell'ascia. Puoi equipaggiare la tua arma con un pomo. Ciascun pomo aumenterà le statistiche e fornirà vantaggi unici in base alle tue azioni di combattimento. È possibile potenziare i pomi per migliorarne le statistiche. Residuo corrotto però, ci serve. Vabbè, talismano. I talismani hanno effetti unici che possono aiutarti in combattimento. Puoi potenziarli al negozio per aumentarne l'efficacia e ridurre il tempo di ricarica di alcune capacità. Vabbè. Tra l'altro la fortuna è aumenta la probabilità di attivare vantaggi e incrementa punti esperienza e argento ricevuti. Ma è una statistica un po' così. Armatura busto, armatura braccia, ottimo. Questa è nuova. Bende d'avambraccio del predone, che punta tutto sulla difesa ancora anche questo. Ha proprio solo difesa e basta, tra l'altro. E i bracciali in pelle cinghiale. Beh, iniziamo con questo, no? In teoria dobbiamo fare qualcosa anche con Atreus, se non farcela. Prima qualità, ma a te durerà un giorno. Grazie dell'armatura aspetta. Sì. No, armatura busto. Ok, ovviamente campare qua. Più 3 più 1, vabbè. Armature fianchi. Ok, cintura del pedrone, sempre difesa. E questo invece, come al solito. Porta la conferenza.
mia mano sale il coso del livello 1 là. Armatura di Atreos. Costa veramente tanto. Io direi far questa. Essere dei tappeti è un'armatura naturale. C'è meno da colpire. Che è quella che ci lancia le pietre curative, come già dicevamo. Ancora tu. In caso che un domani decido di alzare il livello di difficoltà. Poi abbiamo impugnatura del culo della guarigione. Probabilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce una benedizione della ricarica ad ogni lancio di precisione a segno. Cioè azzera la fortuna. Ma. Impugnatura appesantita della guarigione. Probabilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce benedizione. Ma. Impugnatura runica ricurva. Probabilità bassa di un... Ma... questo aumenta un po' più la ricarica. Ma... che conferisce il dono della forza quando si esegue un fendente del boia. Vedremo. Poi talismano. Quando la vita di Kratos scende a livelli critici attiva una barriera invulnerabile per alcuni secondi. Lo fa in modo passivo, immagino. Conferisce un breve aumento di forza quando la vita di Kratos scende a livelli critici. Ma proviamo questo intanto. Ok, spero che sia appunto automatico. Armatura lo possiamo migliorare. Quanto ci costa? Ma per quel miglioramento lì per ora lasciamo perdere. Ok. Restate per qualche perla di saggezza. Sicuramente. Va bene, abbiamo perso 5 minuti circa. Qui stavo guardando, c'è questa porta. Probabilmente bisogna avere qualcosa, come di là, che c'era. Molto probabilmente, io sono ancora convinto che probabilmente ci darà un'ascia del fuoco o qualcosa del genere. Questo invece. Ovviamente non possiamo andare da nessuna parte, perché il passaggio mistico è solo lì. Negozio di Brock. Vabbè. Però, non li abbiamo visti nelle zone... Vedremo se si sbloccano in qualche modo adesso, magari. Visto che sappiamo questa cosa. Ok, dovevamo in teoria dar dritti, vediamo un attimo se c'è qualcosa di interessante. Vediamo, un salto ovviamente, siamo obbligati, siamo tutti rossi adesso. Qui cos'è che c'è? Un attracco, e c'è una barchettina anche qua, però ok, qua c'è. Bella scoperta. Un'altra polena. E qui. Insomma, è bloccato. Ok, di là e di qua e di su. Serve qualcosa per poter andare di là. Adesso il fiato. Il fiato freddo di Kratos. Hanno fatto questo dettaglio.
Vabbè, andiamo. Qualcosa da portare. Sale. E cosa serve? Essere saliti? Che cos'è? Un corno. Si soffia qui. Lo suoniamo? E le conseguenze? Ma se appena vediamo leve pulsanti li premiamo o tiriamo? Conseguenze che possiamo prevedere. Qui è diverso. Dobbiamo sviluppare il tuo istinto. Lo sapevo. Suoniamo il corno. No. Saggiamo la tua risolutezza. Io sono risoluto. Un sacco. Non lo suono se non lo fai tu. Vabbè, forse non si deve fare adesso. Sono venuti fuori come se fossero i Goonies di Yakuza. Atreus si sente più sicuro in battaglia e ora aiuta Kratos attaccando i nemici quando ne ha l'occasione. Nella sezione abilità può affinare le sue capacità. Che bravo nostro bimbo. Ops, che si esplora. Esplode, esplode, no? No. Ancora messo. Esplode adesso. Quella torre dovrebbe portarci alla montagna. Pronto. Ok, quella porta giù. Evidentemente. Oh, ecco che possiamo scendere anche di qua. Che vecchia! Beh, ci ho provato. E che vuol dire? Qua? Non conosco queste rune. Ah, se trovassimo un codice, potrei tradurle. Un po' più senso, forse praticamente ha sparato una cosa a caso. Però non sa, non conosce le rune, appunto. Allora, qui vediamo. Su. Eccolo lì. Però perché non è... Basterà far così? Non è incendiata, strano. Vabbè, questa qui è una scorciatoia per qua. Di là bisogna capire come si fa, da dove bisogna arrivare per tirare giù quell'altra là in fondo. Vabbè. Insomma, qua ci sono le moltiplicazioni delle barche. Noi saliamo, andiamo giù di là, ma di là non mi pare che c'era assolutamente nulla. Praticamente qui abbiamo sbloccato una scorciatoia, insomma. Riverifichiamo, sicuramente non serve a niente. E se voglio, e se lo voglio richiamare da quando è su questa? Beh. Vabbè. Ok.
E vediamo qua cosa si aspetta allora. Che cos'era? Padre, occhio! Non gli fa un... fa niente a noi, non fa niente neanche agli altri. No. Ok, qua. Un altro altare. Adesso pensiamo a degli armadi. Sono tenuti... Un altro qui. Guarda, il serpente del mondo. È più grande di quanto credessi. Oh, guarda, ha morso Thor. O lo morderà, almeno sembra. Niente, non aggiunge altro. Che puzza! Veleno. È quello che abbiamo visto di là. Mi sa che se la tolgo, sono... Però torna qua. Non muori, eh? Te l'ho detto, dovremmo tornare con un codice. Ah, ok, proprio non leggi niente, non c'entra fa. Non riesco a leggerli. Ah! Sei ignorante, bambino. Che musica quasi dark ambient. No. C'è anche qui quel secchio. Ok, c'entro qualcosa appunto. Argento. Su dove? Lì c'è un altro di quei cosi lì di ghiaccio. Oh, questo è nuovo. Attento! Testa là, eh. Padre, occhio! Vurma. Com'è? Migliorerai con la pratica. Dunque, nuova voce. Tazzelwurm è in parte rettile e in parte felino. Scava sottoterra per accorciare la distanza tra lui e la sua preda. I suoi artigli e i suoi denti sono molto affilati, ma ciò a cui dobbiamo fare molta attenzione è quel barbiglio velenoso sulla coda. Va bene. Curioso, diverso dal solito questo. Questa era una trappola con la maschera, quindi ci ha salvato. Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. Uno di quattro, quindi. Niente, eh? Non possiamo ancora leggerlo, quindi, questo. Penso che voglia dire...
simmetriche le due cose. Portano tutte e due dalla stessa parte. Ma se lo prendo a pugni questo non è. A parte che non ci arriva. Vabbè. Andiamo su. No, ma cos'erano? Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo. Veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Eh? Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Ok. Comunque c'è qualche problema con questo motore, con l'illuminazione, in effetti. Collina. Nuova area rivelata. Un altro nano. Dovremmo... No. La sua presenza non ci riguarda. Scusami, ma... Che stronzo. Dove hai trovato quell'ascia? Questo riguarda solo me. Beh, non lo metto in dubbio, ma conosco quell'ascia. Era una delle nostre e... E perché non sei blu tu? Non l'abbiamo creata per te. E non l'abbiamo Fatti creata per parte. Te. Io non posso. La donna per cui l'abbiamo fatta, io le sono molto affezionato. E sarei... E quindi? Alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu gli hai fatto qualcosa di male. Era di mia madre. L'ho data a mio padre prima di morire. Fei è morta. Carino come charter design questo. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. E una donna in gamba. Non l'abbiamo neanche vista. Ok. Io prenderò migliore la tua ascia. Grazie. Regalami un altro di quei cose. Ma nessuno te l'ha chiesto. Certo. Non sei bravo a fare affari, eh? Conoscendo tua madre, mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio fratello. Lo sapevo. Tu sei il fratello di Brock. L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello? Sì, ma il mio talento è superiore. Non esagero. Lo giuro su Freya. Se questo smonta i potenziamenti dell'altro, si smontano i potenziamenti a vicenda. Non disfare la sua opera. Ecco, vedi. Migliorala e basta. Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è lurido. Lurido? D'accordo, allora devo prenderlo. Fatto bene, però mi piace che non è una cosa banale. Oh. Oh. Piace, bello come sceneggiatura qua. Oh, quello è sangue secco. Oh. Che cos'è quella? Dai, quella femminuccia. L'ho chiamata Celovia. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Andiamo a prenderle. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Non l'ho scoperto. Neanche per sogno. Al lavoro. Ora nei negozi sono disponibili le pietre della resurrezione. Per vedere le pietre della risoluzione disponibili. Esistono diversi tipi di pietre della risoluzione, ma Atreus può trasportarle solo una alla volta. Per acquistare una pietra della risoluzione di tipo diverso, devi prima rimuovere quella equipaggiata usandola in combattimento o vendendola in un negozio. Ma dai. Quindi una pietra magica risuscita Kratos con una piccola quantità di vita. Premi il quadrato quando Kratos muore, Atreus lo rianimerà. Si può portare solo una pietra della resurrezione per volta. Vabbè. Ok. Pietra della resurrezione semplice. Vedi che appunto in teoria le cose un pochino più semplici lo diventano andando avanti, ma comunque vedremo. Va bene, abbiamo già letto sostanzialmente.
Quando acquisterai una pietra di risurrezione la vedrai qui. Là, quella sembra medusa, sembra. Ok. Vediamo questo, 1700, questo vale. Potenza leviatano, ma... abbiamo questo stronzo qua ci ha regalato due cose, questo non ci regala niente. Fatemi pensare. Ma sì, sarei tentato di darti una sciata in testa. Un po' stupido venire qui e fa tutta la scenetta e poi non possiamo fare niente. Comunque abbiamo 6.000, è un po' poco anche per altre cose. È stata quindi una visita di cortesia. Mica tanto. Non si vede niente. Qui perché ci sono addirittura Atreus, due qui. Seguimi. Arrivo subito. Pare che ci sono. Siamo. Mi ha preso dentro. Però potevi beccare questo, Attenzione! Di ritorno. Posso aiutare di più se vuoi. Fammelo sapere. Aiutami di più. Mi aiuti di più. Vuol dire fammelo sapere quando ti potenziamo, ci aiuterà di più, va bene, ma non adesso. Nuovo consiglio, vediamo il... eccolo là, cavolo, no, ma è troppo bassa. Attento. Qui ho visto un fuoco. Ok, si sale. Vai, una forziera. Poi si va anche di lì. Lì c'è quella pseudo funivia. Di topi, ma qua ci riempie di fuoco. Sono piazzate nel modo sbagliato quelle. Lì ce n'è una. Anche questo è a tempo, solo che però non è un gong, ma vediamo dove è, là, dove è quella più lontana. Sembra che c'è un monolite. Oh, qui c'è quel veleno lì. Mi uccide solo andando così, cosa fa? Cos'è che ti ferma? Ah, eccolo qua. No.
Ecco perché non ha un gong. O sì. Perché c'hanno una direzione, cavolo. A seconda della direzione compare una cosa diversa. Vediamo un attimo. Ok. Andata un po' a culo, eh. Idromile. Ma qui qual è lo scopo di... Era solo per vedere meglio il simbolo. Poi sa. Immagino che questa cosa qua non funzioni, eh? Fate attenzione! La sto ancora sistemando! Bravo. Stupida carrucola! Dimmi cosa c'è che non va! Un altro forse da qua. E c'è un altro veleno anche qua. Questa no, eh. Comunque la mappa cosa che dice? In teoria bisogna andare di lì. Allora prima andiamo a vedere qua. Mi sembra di capire che bisogna andare di lì. O no? No. Sì. Allora, intanto andiamo su qua. Non capisco. Ci avviciniamo alla montagna? Esatto. Oh. Sista! Queste redivive non mollano. Che casino, è tutto pieno di questa cosa qua. Laggiù. Non voleva proprio che qualcuno lo aprisse. Ma farsi fermare da un anatema. Ah, ok, quindi qualcuno le troviamo anche in giro. Tra l'altro questo non si... Ma fanno assolutamente schifo, quindi... Non c'è niente qua, eh?